Ragazzi, allora eccoci con un nuovo vlog. Venerdì mattina, meno 2 alla partenza. Noi siamo già pronti per uscire. Stamattina andiamo a fare un po' di commissioni, principalmente per Zoetta, perché mancano i sacchettini, mancano i biscottini, mancano due o tre cose da... Ah, anche le fialette, mancano delle cosine per portare poi da mia suocera, perché queste 2 settimane che noi staremo via, lei starà dai nonni, dai miei suoceri, che la tengono già durante l'anno quando noi non ci siamo, e le vogliono tanto 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 bene, e lei sta benissimo lì da loro, sta proprio bene, come se fosse un po' in villeggiatura. E quindi noi siamo molto tranquilli perché lei ci va super volentieri. Poi andremo a fare 2 commissioni, poi andremo probabilmente al bar da mia mamma, cioè al bar dove c'è mia mamma. Quasi quasi mando un messaggio anche a mia nonna, così magari ne approfittiamo, salutiamo anche lei prima di partire. Allora, io stavo intanto cercando un bicchiere per bere, e Mauro intanto è già fuori che mi aspetta, perché io sono sempre quella un pochino più lunga. Tra l'altro stamattina mi sono anche persa per cercare una cintura da mettere con questi pantaloni, mi accorta di non avere cinture nere. Allora, magari stamattina vedrò di andarne magari a cercare una, da, ovviamente da poco, da mettere poi al mare quando ho i pantaloni. Allora, ho già il fiatone perché ho già fatto 1000 cose, veramente 1000 cose stamattina. Allora, vediamo un attimo. Allora, prendo la borsa e così poi vado. Allora, prendo questa qua, visto che sì, Mauro che mi suona, come dire, muoviti, intanto io ho finito. Allora, prendo la borsa, ma la poso, prendo l'altra perché devo mettermi a svuotarla, ho un casino di pasticci, quindi prendo questa qua che avevo ieri e basta. Butto ancora lo scodellino dello yogurt che ho lasciato qua stamattina, ma io non ce la faccio uscire con la casa in disordine, non so voi, più forte di me, non ce la faccio. Lascio qua nel lavandino e poi tornando a casa metto a posto. Ho fatto tutto, mamma mia che fatica, vado, ciao. Allora, mi metto così perché c'è il sole, se no non prende niente. Allora, noi siamo qui dai miei suoceri, stiamo lasciando Zoe, perché normalmente quando noi siamo a casa durante il giorno la lasciamo fuori in giardino, ma in questo caso abbiamo preferito portarla qui da mia suocera perché ieri, praticamente quando noi siamo tornati dalle commissioni, zoppicava, ma tantissimo, è stata tutto il giorno a zoppicare. Io mi spavento subito perché dopo quello che ha avuto sono sempre molto allerta, perché ormai più o meno 2 anni fa ha avuto un sarcoma muscolare, e quindi siamo sempre molto spaventati quando ha qualcosa del genere, quindi zoppicare o altre cose. Quindi ad esempio lo zoppicare a me spaventa sempre molto. Invece stamattina è in super forma, quindi probabilmente ieri, stando in giardino, corso, ha preso una storta o non lo so, si è fatta male o la punta anche qualcosa, ma io non ho trovato niente. Lei ha l'abitudine di andare in mezzo ai cespugli, quindi ho anche pensato l'avesse punto una vespa, non lo so. Però comunque, a parte tutto, stamattina sia io che Mauro, visto che comunque fra pochi giorni dobbiamo partire e vogliamo evitare che magari la gamba sia presa una storta peggiori, e allora abbiamo preferito lasciarla qui dai miei suoceri, così sta tranquilla, al fresco e riposata. Poi tanto noi, finendo tutto per pranzo, la veniamo a prendere e la lasciamo ovviamente correre in giardino e la teniamo d'occhio.
quindi questo è il tutto. Allora, dobbiamo andare a comprare anche il polipetto da mettere nella piscina, perché abbiamo deciso di non togliere l'acqua quando non, per quando partiremo, perché a settembre o comunque fino agosto, se è ancora bello, la sfrutteremo. Quindi dobbiamo andare a prendere quello e poi non mi ricordo, perché mi ha fatto venire in mente Mauro, pensavo solo alla roba di Zoe, invece no, abbiamo ancora altre cose. In più devo anche comprare gli spinaci per me per pranzo, il pesce l'ho già preso ieri che mi serve stasera, quindi siamo a posto anche su quello. Siamo arrivati a casa adesso, siamo andati a, vabbè, siamo andati al bar, siamo stati al bar fino a tardi perché era quasi luna, e poi siamo andati a fare un po' di spesa. Abbiamo preso, allora, finalmente ho trovato le piadelle integrali che ieri non avevo trovato. Zoe, scendi. E Mauro me l'ha ricordato, anche perché stasera ho il pane, quindi me le mangio molto volentieri. Mauro invece per pranzo, siccome è tardissimo, sono le 2:10, le 14:10, avevamo una fame pazzesca, abbiamo il frigo ormai mezzo vuoto perché ormai fra due giorni partiamo e quindi non abbiamo niente, e si è comprato questo qua. Si è comprato in rosticceria l'arrosto già fatto, tra l'altro ha un profumo pazzesco, buonissimo. Oggi forse andiamo a fare un giretto da Sephora perché Mauro ha bisogno di un profumo, e io ho un buono ancora da aggiungere. Adesso vediamo se trovo qualcosa che può piacermi, se no lo conservo poi per settembre per comprarmi il fondotinta. Sto per preparare la valigia, o comunque inizio con tutti gli accessori, dai capelli agli accessori, esempio orecchini, collane, ai rossetti, il trucco, le creme mani. Mi sono suddivisa qui tutto sul letto, adesso vi faccio vedere così vi faccio più o meno capire come mi organizzo io. Praticamente ho messo tutto qui sopra, vabbè lì c'è anche un libro che ho letto e che ho tolto adesso dal comodino. Allora, qui ci sono le collane che io intendo portare, porto solamente queste tre che sono quelle che metto di più, questa qua, quelle che mi vedete spesso, quest'altra qua, che sono quelle che stanno sempre bene sopra le t-shirt, sopra un vestito, e poi questa qui che non vi avevo fatto vedere, ma è stata un regalo di una mia bimba e l'ho voluta conservare proprio per andare al mare, perché secondo me è fantastica con una maglietta o con ad esempio quella canottina rosa che avevo preso da Motivi. Queste qua secondo me sta benissimo. Porto questi qui che sono quelli che mi aveva regalato Donatella quando ci siamo conosciute da Ikea, quando sapeva che andavo da Ikea e ha voluto incontrarmi e mi aveva dato questi qua, mi aveva regalato questi qua. E poi vabbè, porto le mie classiche perle e queste qua, i cuoricini di Tiffany. E poi vabbè, metto i soliti orecchini, questi qua, neri, con il bordino, che sono quelli più belli che ho, che indosso. Adesso li avevo nel comodino, ho deciso di metterli così almeno li tengo poi fino alla partenza. Poi, quindi beauty, porto queste cose qua. Passiamo a make up. Allora, io non mi trucco già normalmente, già adesso come vedete non ho fondotinta, ho giusto magari un po' di terra per darmi un po' di colore sulle guance, però ho già iniziato da ormai un mesetto a non mettere più trucco perché mi dà proprio fastidio con il caldo, e quindi ho portato proprio il minimo indispensabile, più che altro ho portato rossetti. Allora, porto, vabbè, i miei pennelli, questi due che sono quelli per la terra e per il blush, anche se vi devo dire che quello della terra lo userò giusto il primo giorno perché sono bianca, poi dal secondo giorno che prenderò colore non lo utilizzerò più perché non utilizzerò più la pelle, la terra, però in emergenza lo porto. E poi porto questi due, questo qui di sinistra di MAC, lo utilizzerò per l'illuminante che metterò sempre per dare un po' di luminosità alla pelle, e quest'altro di MAC invece lo utilizzerò per sfumare la matita nera. Sapete che la matita nera nei miei occhi non manca mai, quindi il pennellino per sfumare.
Poi ho preparato tutti vabbè, qua sì, c'è il matitone. Ho preparato tutti i rossetti, ne manca uno che ce l'ho, anzi due che ce li ho nella borsa, che mi porto sempre dietro e poi li metterò. Questi sono tutti i rossetti. Qua invece c'è il mascara, porterò questo piccolino di Kiko, tanto mascara va bene questo qua. Poi porterò le due terre, la terra luminosa e la terra invece che metterò probabilmente solo i primi due giorni, però le porto tutte e due. E porto l'illuminante di MAC, questo qua un po' di tempo fa, così per illuminare il viso e gli occhi. Ok, quindi qua per quanto riguarda make up. Adesso passiamo a capelli. Allora, ho il ho lo shampoo di là, la lavanderia, che vi ho fatto vedere nell'haul. Porterò questa, che è lo spray che io vado a utilizzare prima di fare la piastra. Poi porterò la maschera di Diego Dalla Palma, devo terminare, quindi la utilizzerò i primi giorni. Porterò l'olio di Nashi, che è quello che io vado a mettere dopo che mi sono lavata i capelli e asciugata, dare un po' di luminosità, così. E poi porterò questi due, che praticamente sono i botticini di un campioncino che avevo e ovviamente terminato, e quindi ho fatto una genialata. Sono andata a mettere la maschera all'interno di questi qua, così almeno non mi devo portare tutto il botticino che è a col dispenser da schiacciare, e quindi sono andata a metterlo all'interno. Meno male che li avevo conservati, così porterò solo questi qua. Poi questo burro, che mi avete già visto tante volte di Estée Lauder, mi avete anche chiesto dove lo vendono da Sephora, è il migliore, cioè secondo me è uno struccante fantastico e lo utilizzerò anche se non mi truccherò, però gli occhi li trucco, anche se non mi truccherò magari metto un po' di illuminante perché idrata comunque la pelle, quindi alla sera io prima di andare a letto mi faccio una lavata lo stesso con questo qua. E poi porterò la mia ormai affezionata crema di Elizabeth Arden per il viso, che vado a mettere mattino e sera prima di andare a dormire. Poi mi porterò il burro cacao, questo per me è stata una scoperta, me l'aveva regalato una ragazza e da quella volta lì me ne sono innamorata. Tutte le volte che ho le labbra secche, questo qua me le fa veramente risplendere. Siccome stando al sole le labbra un po' si rovinano, me lo porterò e me lo metterò durante la giornata. E poi mi porterò solo un rossetto, che è questo qua che vi avevo mostrato in un video precedente, che è della Fabi, che è quello che dura di più, molto bello questo rosso, e non ho voglia di portarne troppi perché tanto non ho voglia comunque di metterli. E poi mi porterò il mio Infasil, perché non ho trovato il Nidra, ma il Nidra lo porterà Mauro, quindi glielo ruberò. E ovviamente il bagno schiuma, questo qua della Nidra, non ho trovato quello che mi ha consigliato la mia amica, ma lo andrò a cercare sicuramente. Quindi questo è per quanto riguarda il beauty. Adesso passiamo invece a mare, a spiaggia. Allora, porterò le mie creme solari, sono tutte queste qua, guardate un po', ho praticamente, adesso cerco di non fare troppi pasticci, allora ho queste due che sono Diego Dalla Palma 30-15, porterò questa qua di Lancaster che vi ho fatto vedere prima, che è sempre una 15, porterò questi due che sono uno di Collistar protezione 50 per la zona baffetti, per evitare che mi vengano ulteriori macchie, e anche questo qua 50 da mettere sempre zona baffetti per le macchie, ma lo metterò anche sui nei. Poi porterò questo come doposole, principalmente lo userà Mauro, io adesso andrò a cercarmene, volevo prenderlo di Diego Dalla Palma, poi alla fine non ce n'era più, però vediamo se riesco a trovarlo, se no utilizzerò anch'io questo qua. Poi questo qua è da utilizzare, l'ho ricomprato quest'anno, da utilizzare in spiaggia, che è un olio da mettere sui capelli per proteggerli. E poi questa crema della Collistar, sempre protezione 15, esclusivamente per il viso. E ovviamente
cerchiettino, quello che ve ne avevo già parlato in un video, forse quello del tavolo, adesso non mi ricordo, che li fa una ragazza e li vende su Instagram e al suo sito. Comunque al massimo ve lo lascio nell'info box se non l'avevate visto, perché ha delle cose veramente carinissime, quindi porterò questo. E poi lì mi sono preparata qualche pochette. Vi ho fatto vedere, lo andrò a mettere all'interno delle bustine IKEA, così rimane tutto assolutamente preservato. Allora, iniziamo con pennelli, quindi make-up, pennelli, rossetti, metterò tutto insieme, mascara e terre e illuminante. Make-up tutto insieme. Allora, io utilizzo queste qui di IKEA, non sono meravigliose, ma ho sempre utilizzato questo perché a me piace vedere cosa c'è all'interno, così almeno quando arrivo in vacanza, che sia una casa, che sia un albergo, io so già cosa c'è e normalmente lascio addirittura dentro per non sparpagliare tutto e avere in giro qua e là. Lascio tutto qua dentro, lo metto sopra un mobile, sopra il comodino, dipende appunto dove sono, e non vado a metterli in giro. Poi, altro sacchettino, già che ci sono, ci metto il bijou dentro, quindi le mie collane e orecchini, stando molto attenta perché gli orecchini, quelli di piccolo mio cuoricino, sono molto piccoli, quindi non voglio perderli. Orecchini, perle e cuoricini. Ok, così. Ovviamente quando arriverò gli orecchini, quelli piccoli e quelli pendenti, li toglierò e li metterò all'interno, penso, del comodino. E anche questo sacchettino è fatto. Poi, altro sacchettino, vado a mettere tutti i prodotti per il bagno. Il nitro non credo ci stia. Vediamo. Anzi, sapete cosa faccio? L'ho già tirato fuori. Allora, avevo questo sacchettino di Shein, non so se vi ricordate, e ci metto qua la roba da bagno perché sono sicura che qua ci sta, vedete? Lo utilizzo perché l'avevo tenuto. Qua ci metto tutte le mie cosine da bagno. E quasi quasi ci metto queste qua, i capelli. Quindi bagno e capelli, e quasi quasi ci metto anche le creme, perché uso lo smalto e il burro cacao lo metto, sì, dentro. Così, questo qua ovviamente lo terremo un pochino più con cura, non lo andrò a mettere in valigia, ovviamente io metto poi tutto all'interno di un borsone, però lo terrò con cura perché ci sono cose abbastanza delicate. Poi, ultimo sacchetto, spiaggia, e vado a metterci le creme. Il doposole, quasi quasi il doposole lo metto col bagno schiuma, quindi qua dentro ci metto tutte le creme da mare. Qua aggiungo questo qua, se riesco a farcelo stare, aggiungo il doposole, così almeno, ok, ci sta, speriamo non si rompa perché è una mia salvezza questo sacchettino. Ok, non si è rotto. Fantastico il sacchettino di Shein. Ok. Ci sono i miei asciugamani che utilizzerò in spiaggia. Ho allora questo qui, poi ho questo secondo e un altro. Siamo a tre. Ne porto tre perché ovviamente là, non avendo la lavatrice, o cerco comunque di evitare, ne utilizzo spaiati dividendoli nelle 2 settimane, quindi preferisco portarne tre. Poi borse. Allora, questa pochettina, che è quella che sicuramente utilizzerò più di tutti perché essendo piccolina riesco a gestirmela alla sera al ristorante o se andremo a fare 2 passi, ma ho i miei dubbi perché poi siamo in tanti tutti là e ci divertiamo talmente tanto che sicuramente non andremo da nessuna parte se non quando andrò a trovare Manuela.
E poi porto la borsa un pochino più grossa, perché può sempre servirmi, non si sa mai. Comunque quella che utilizzerò sicuramente di più è questa, e poi ne porterò una terza, che è questa qua, che è sempre una pochette, come vedete, e quindi molto comoda. Allora, non so se riuscite a capire il colore, è un non saprei definire che vinaccia, ma non so neanch'io, un colore particolare. Comunque è un colore che adesso dal video sembra molto più chiaro, in realtà è abbastanza scuro, e quindi utilizzerò la sera se non ho voglia di mettere quella rosa e ho voglia di mettere una pochette che si mischia bene con il nero, quindi va benissimo. Poi ho questa qui che praticamente mi è stata fatta, personalizzata, e mi è stata regalata da un'amica, e questa qui la utilizzerò da alternare a quella che vi ho fatto vedere nell'altro vlog per la spiaggia, quindi alternerò le due perché mi piacciono tantissimo. Questa ovviamente è un pochino più comoda perché rimane un pochino più rigida rispetto all'altra e ha il manico qua. Questa qui invece è un po' più scomoda perché è proprio molle, però con dentro il telefono e tutto il resto si irrigidisce un pochino, e vediamo, comunque è una prova, poi al massimo se sono proprio scomoda la utilizzerò per altro. Quindi questa è l'organizzazione di quello che porterò a livello di borsa, asciugamani e pochette. Porterò queste cinture qui. Allora, questa qua è marrone, che è quella che mi vedete spessissimo perché è quella più comoda. Poi porterò queste due, che sono due, questa qua in semi pelle, finta pelle, e questo qua in tessuto, che metto per quei vestiti da li metto in quei vestiti dove voglio fare un po' stile impero, quindi metterla sotto il seno. Queste qua sono molto comode, io faccio un bel fiocco e davvero mi ci trovo benissimo. E poi porterò questa qui, che è di questo colore qui che io amo, quando magari mi metto qualcosa di rosso. Adesso vediamo, comunque tutta bianca, questi colori qua a me piacciono tantissimo. Quindi queste sono le cinturine che mi porterò. Me ne dovrò comprare una nera, e adesso magari oggi vado da qualche parte a cercarne una nera, e boh, queste qua le porterò via. E poi ho questo borsone che avevo preso l'anno scorso da Mr. Wonderful, bellissimo, con tutti questi simbolini. Mi piace da matti perché è proprio il classico borsone da viaggio, e ha sia il manico che la tracolla, che adesso ho nell'armadio, comunque poi la prenderò, molto comoda. E qui ci metterò tutte le cose che vi ho fatto vedere per il bagno, quindi gli shampoo, le mie collane, tutti i sacchettini li andrò a mettere qua dentro, così rimangono tutti al chiuso e protetti.
Ho ancora un po' di roba che sta andando in lavatrice e qualcosa steso fuori che sta asciugando perché ho lavato. Allora, come avete visto, ho stirato e ho preparato tutta la roba che devo portare. Allora, porterò 4 paia di jeans perché io alla sera adoro mettere il jeans col tacco, con la scarpa bassa, e ho deciso di portarlo. Allora, questo qua bianco, questo qua a vita alta stretto con l'elastico, questo qua nero scampanato in fondo e tutto sfrangiato che vi avevo fatto vedere nell'haul, e questo jeans altrettanto sfrangiato. Porto questi 4, poi porto 2 pantaloni, i miei classici, quelli leggeri, sportivi, che messi con una canotta diciamo che perdono anche forse tanto la sportività. E poi ho preso la tuta, quella là che ho preso da Zara nel caso in cui facesse freddo o diventasse brutto, perché qualche anno fa ero andata e una giornata molto brutta l'aveva fatta. Qui ho messo la giacca della tuta che si è di nuovo stropicciata e il giacchettino di jeans. Qui invece ho messo il camicione, quello leggero, questa camicia mezza manica con manica 3/4, bianca e azzurra ovviamente per la sera, e questa maglia con le maniche lunghe ma tutta traforata perché è in pizzo, nera. Poi qui ho messo invece tutti i vestiti ovviamente per la sera, ho messo questo qua, ho messo quello bianco lungo, ho messo vabbè il pantaloncino che metto alla sera e l'altro vestito beige, e sotto non mi ricordo il gonnellone bianco. E qua ho messo tutte le camicette che ho, più 2 magliette bianche e poi tutte camicette, quindi ho suddiviso tutto. Qui invece ho la roba per la spiaggia. Faccio la valigia, prima cosa che faccio mettere questo qua, l'ho conservato apposta da poter mettere all'interno della valigia e poi lo metterò all'interno dell'armadio in hotel, così mi profuma tutta la roba. E adesso ho praticamente quasi tutto, mi manca ancora qualcosina che è steso e qualcosa che è ancora in lavatrice, e l'ho fatta andare adesso così poi stendo e domani mattina presto la piazzo già fuori, così dovrebbe asciugarsi e siamo pronti per infilare poi tutto. Comunque cerco di mettere il più possibile in modo da avere poi domani proprio il minimo indispensabile. Qui ci sono i costumi, qua ci sono tutti i miei costumi e qua ci sono i pantaloncini che metto quando ho il ciclo. Siccome ci sarà, ho pensato di prendere, allora questi qua li ho comprati l'anno scorso, sono fantastici, presi da Calzedonia, sono veramente fantastici, e poi li ho presi invece quest'anno anche neri perché sono veramente comodissimi, cioè il top dei top, e vado a metterli all'interno di questa sacca qua, che è praticamente una sacca che si apre, vedete? E si avvolge, morbida, così ci sta bene all'interno della valigia. Qui ho preparato tutti i sacchetti dell'intimo, qui vabbè l'intimo, i reggiseni e le calze.
trovato la cintura nera, eccola qua. Questa qua tra l'altro è bellissima, l'avevo presa da motivi qualche anno fa per un matrimonio e bellissima, non mi ricordavo neanche più di averla, perché queste cinturine qua io le metto poco perché sono un pochino scomode, però siccome ho preso tanti vestitini da mettere la cintura in vita così, questa secondo me è assolutamente perfetta. Adesso io finisco proprio due cose, ma il più ve l'ho fatto vedere, vi mando un grosso bacio, grazie per essere stati insieme a me in questo vlog un po' confusionario, ma ci sta, vicino alla partenza ci sta. Grazie per essere stati insieme a me e ci vediamo al prossimo video. Ciao!